Aspetta. Eccoci. Siamo live, Tizi, sei contenta? Guarda, sono in un brodo di giuggiole. Ma infatti non c'è nessuno che ci sta guardando, Tiziana, te lo volevo dire. Appunto, non ci sta guardando nessuno, guarda, sono ancora più contenta. Perché sei così nervosa? Ascolta, ti dispiace, vado a farmi scendere il caffè, c'ho la macchinetta, lo faccio scendere, ok? Mi aspetti un attimo. Tiziana, cosa dici? Non c'è un jingle musicale, una cosa No, non musicale? ce l'ho un jingle musicale, cioè, ne abbiamo raccattato 9, ti prego. Maristella, grazie, tu ci sei, io ti voglio bene Guarda, per questo. mi metti Mamo Yada dei Tazenda che mi Ma fanno. non ti metto Mammo Yada, adesso siamo qui, dobbiamo fare la diretta. Mamo Yada dei Tazenda! Con la voce di Andrea Parodi, però, eh. Dai, Sì, per pazienza. vado a farmi scendere il caffè. Mi metti Mamo Yada con la voce di Tiziana, non ce l'ho Mammo Yada, dai, ti Andrea Parodi? Voglio prego. la voce di Andrea Parodi, che quello mi fa sempre bene. Oh, hai visto la cartina? Ti faccio vedere una cosa che mi hanno regalato, aspetta, Sì, fammi vedere cosa ti hanno regalato. Rossella, ciao tesoro, sono contenta. Anche Barba, Barba Corrie, che nome interessante. Dai con il jingle, vabbè, oh, io vi metto Mammo Yada, quella si sta facendo il caffè, cosa volete che vi dica? Non so se riuscite a sentirla dal mio microfonino, non so adesso esattamente cosa succede. Mammo Yada, ma veramente, ma guardate che avete un problema tutti quanti, Mi eh? metti Mamma Non Mia dei cioè, Tazenda con la voce di Andrea, però voglio la voce te la sto mettendo, c'è un attimo la voce di Andrea. di Andrea, sì, figurati, eccola qui. Ma perché? Io non vi capisco, non vi capisco. Poi quella è isterica, è nervosa, in più si prende il caffè. Fai vedere la tazzina, Tizi. Guarda, guarda che meraviglia, guarda, ma non Ma so. voi la sentite, Mammo Yada? Scusate, mi date un feedback? Perché forse non la sentite. Guarda, Michi, La guarda, sentite così? guarda. Deve passare l'audio di Michela. No, Silvia, René è sul divano, un momento in cui è placata. La sentite, Mammo Yada? Mi date un feedback? Perché io la sento, ma la sento in cuffia. È chiaro che voi non la potete sentire. Non si sente, Michi, Non si stacca. sente, vero? Stacca, che noia. Scusate, allora me la tolgo, perché adesso a me di Guarda, sentire Mammo Yada non me ne fregava niente. guarda. Non si sente, infatti. Grazie, Claudia. Ma tu senti quello che dico io, perché stai parlando con gli altri. Dimmi, cara. Hai visto, guarda. Questo è il Bello. piattino per la torta, poi c'è il piattino, ovviamente fai così. Bello. Poi la tazzina che dentro ha il Ah, il motivo. caffè, non si vede. Guarda che meraviglia. Beh, che eleganza. L'hanno regalato Angelo e Valentina. Sì, ragazzi, non si sente la canzone, ma io non la volevo sentire, Mammo Yada. Dai, su, vi prego, non ve la posso far sentire. Sì, lo so, non si sente un cappero, Tiziano. Non si sente, ma non ve la posso far sentire perché adesso ci ho messo un'ora e un quarto a mettermi sto microfonino, la cosina fighina qui nella cuffia. Adesso non mi chiedete, Mammo Yada, mamma mia. Mamo Yada con la voce di Andrea è una. Aspetta, proviamo così. Alexa, metti Mammo Yada dei Tazenda. Avrà capito? Mamo Yada, di Tazenda, L'ha su Amazon capito? Music. Non lo so se c'è la voce di Andrea. Pronto. Alexa, volume 9. Sentite? Male. Aspetta, andando avanti. Moderna, non c'è la voce di Andrea in questa. Molte chitarre come intro, ma la sentite? Male, si sente male. E certo, ci sono tutte queste chitarre inutili. Michela, E vai, si sente. Maristella, si sente? stai parlando dei Tazenda, inutile niente, non bestemmiamo, No, Dai. no, questo intro però per noi, per questo, ai fini di questa diretta, è inutile perché non hanno ancora detto una No, parola. Michela, dici sempre la parola sbagliata. Non è Andrea. Alexa, stop! Mi devo rivolgere sempre in questo modo ad Alexa perché altrimenti non capisce. E Va poi come. bene, detto fra noi. Ti è passato il nervosismo, Tiziana, cara? Allora, io vorrei ricordare a tutti
quelli che ci seguono, ma anche a quelli che non ci seguono e ci stanno guardando adesso, che oggi noi avremmo avuto una replica, una delle repliche a New York. Portavamo mezzo toro con Felice Montervino, ti ricordi? Secondo te non devo essere incazzata che sono qui a Cagliari anziché a New York? Non ti dico neanche l'umore di Federica. Quest'anno poi andavamo con i Battisfera che portavano anche loro il loro spettacolo, La guerra degli orsetti gommosi. Soprattutto quest'anno, Tiziana, noi dovevamo vedere la Lega LPTW delle donne professioniste del teatro Dovevamo vederla. internazionale. Beh, dovevamo fare l'incontro con la Lega dopo che siamo state, insomma, accolte in quanto professioniste del teatro, Infatti, questa che Lega cazzo internazionale. dici? Ma che cosa dovevamo vedere? Dovevamo fare l'incontro con le donne della Lega. Secondo Donne te della non... Lega sembra un po' strano così, della Lega delle professioniste del teatro di New Cioè, York. quindi secondo te non dovrei essere abbastanza incazzata che finalmente entravamo in una lega delle attrici professioniste americane, quelle che hanno aderito al movimento, diciamo, di indipendenza? Hai capito in che senso? Indipendenza? Io vorrei raccontarvi che fighe sono queste, che hanno studiato un modo di sostenersi a livello internazionale disattivando tutti quei giochi di ruolo di potere tipici del mondo dello spettacolo, anche un Beh, vogliamo po'. legarci alla strada. Abbiamo detto tempo fa che avremmo parlato del nostro Me Too, no? Sì, è Ricordo. certo. Allora, secondo me, oggi che proprio, cioè, meglio andare avanti per il nervoso che ho perché sto per spaccare tutto, e ci soffermiamo su questa cosa. Ci hanno chiesto, ma come mai voi dite sempre che... Per avere successo in certi determinati settori dove ci sono delle dinamiche di potere molto forti, legate anche alla sessualità, perché non è che ci sia solo nell'ambiente dello spettacolo, in moltissimi altri ambienti lavorativi ci sono dinamiche di potere legate alla sessualità, soprattutto quando si tratta di donne. Allora, io e Michela siamo due donne che abbiamo scelto di non cedere a queste dinamiche di potere che approfittano della sessualità e della sensualità. E queste attrici americane fanno questo, si sostengono l'un con l'altra per non entrare dentro dinamiche di potere legate alla sessualità. Ma soprattutto, come dice la mitica Tarana Burke, che è la fondatrice del Me Too, no? Cioè, lei dice una cosa fondamentale, e dice: io ho fatto questo movimento perché siano spezzate le relazioni di potere dove il potere è usato in maniera distorta, quando invece nelle relazioni di potere che esistono, esistono fin dall'infanzia, no? Genitore e figlio è una relazione di potere, coach e atleta è una relazione di potere, no? E così, produttore e attrice è una relazione di potere. Beh, chi ha il potere dovrebbe sostenere chi non lo ha, Ma dovrebbe aiutarlo. molti amano soggiogare, cioè io ti gestisco, tu fai quello che vuoi, che è una cosa che spesso succede nell'ambiente lavorativo, no? Tu sei di mia proprietà, e questo che spesso capita, e anche nelle relazioni d'amore o in famiglia, spesso capita che ci siano degli uomini che pensano, l'abbiamo visto con i femminicidi, che le donne siano di loro proprietà. Ma noi torniamo al nostro cazzo di ambiente dello spettacolo. Divaghi, divaghi, invece a noi ci hanno chiesto che cos'è il vostro Me Too. Il nostro Me Too non è Me Too. Aspetta, bello che stai ascoltando, hai capito? Il nostro non è un Me Too, perché io e Michela ci siamo inventati un nuovo hashtag che è le lucide Me Not, non Mignot. No, non mignot, minot. Ma sai perché? Mignot. Allora, spieghiamolo però anche perché. Cos'è successo E cosa vuol esattamente? dire, oh scema, cosa vuol dire minotto? Devi dirlo. Io no. Vuol dire io Esatto, no. che Io non vuol no. dire anche io, vuol dire io no.
Ma perché cos'è successo? C'è stato un grande misunderstanding, perché questo MeToo poi è diventato l'hashtag di chi ha avuto una serie di avance, violenze più o meno dichiarate, confuse, confusive, è stato preso dai media, è stato utilizzato soprattutto per il mondo hollywoodiano, non si è capito più niente. Era un movimento che significava anch'io sono stata vittima di violenza, anch'io sostengo le vittime di violenza, e aveva un senso profondo che è stato destrutturato dai media. Fermo gioco. Allora, io posso parlare in prima persona perché sono stata contattata per delle mie dichiarazioni sull'Unione Sarda, sono stata contattata anche dalla zanzara di quel matto che fa la trasmissione, adesso non mi viene mai il suo nome, comunque quel matto della zanzara, perché uscì una mia foto sulla prima pagina dell'Unione Sarda, io ero lì che indicavo a chi, quelle donne che... quelle attrici che hanno scelto di fare carriera e che poi in preda al pentimento hanno detto: ah sì, però anche io sono stata vittima di violenza. Aspetta, fermo. No, così rispondiamo a Odette di Berardino che ci dice: ma come mai questo scostamento? Spiegalo bene, Tiziana, così non facciamo confusioni. Questo scostamento è questo. Allora, io scrissi, dissi al giornalista che mi intervistò che io non credevo alle dichiarazioni che puzzavano come gli assegni post-datati. Ok, cioè cosa succede? Io accetto una dinamica di potere, ne traggo dei benefici che non sono quantificabili come piccole cose, ma certe attrici ne hanno beneficiato avendo ruoli in film pazzeschi, determinando in maniera notevole la loro ricchezza, il loro potere economico, ne hanno giovato in termini di visibilità, in termini di lavoro, e a lungo, per lungo tempo e per molte volte. Poi improvvisamente si svegliano e dicono: sì, io ho fatto 8 film con quel produttore che però con me instaurava delle dinamiche di potere sessuali, mi soggiogava. Aspetta, bella, cioè, calmezza, 9 film, 8 film, 7 film, 3 film, 2... Non ti sei posta una domanda? Non ti sei fatta sostenere da nessuno? Perché sai... C'è un momento di impasse che è molto difficile, ok? Ma io credo, io non sono qui per giudicare il dolore, la sofferenza e i dubbi e di nessuno, per carità, lungi da me. Quando mi hanno fatto un avance sessuale di questo tipo, ho avuto il tempo di scegliere e di reagire e di dire: non mi interessa lavorare così. Io non voglio avere. Molto piccola. Io non voglio avere il mio lavoro così. Ma quando mi hanno fatto una violenza sessuale e non ho potuto reagire, beh, io riconosco una grande differenza tra una cosa e l'altra. La riconosco. Certo, ci si sente paralizzati ad avere un avance sessuale per ottenere un lavoro. Certo, è paralizzante. Non lo metto in dubbio. Ma siamo dentro una dinamica in cui tu puoi scegliere di non aderire? Sì, forse molte volte a noi è capitato e siamo state dentro una dinamica in cui potevamo scegliere di non aderire. Non è stata quella volta in cui una donna è stata picchiata, drogata, eccetera, come le vittime minorenni di Roman Polanski. Che sono state, che dichiarano di essere state drogate, che dichiarano di essere state picchiate. Beh, quella è un'altra cosa, quella è una violenza. Quella è violenza, ma no, scusa Michela, fermati. Ok, stiamo sul punto. Quella è una violenza, ok, e non si discute. Ma dopo 9 film e 1000 miliardi sul conto, improvvisamente ti metti a fare la paladina del Me Too. Eh sì, mi sono accorta solo adesso, dopo 15 anni, è novella. Io non ti credo. Perché il mal di pancia che veniva e che è venuto a me, Michela,
durante i provini o durante selezioni, quando c'erano personaggi, attrici molto scarse che ti passavano e ti calpestavano e avevano la parte al posto nostro o erano scelte al posto nostro, ti assicuro che neanche il pentaprazolo più potente te lo può far passare quel mal di pancia e devi mangiare per anni, ingoiare bocconi amari, perché allora a un certo punto ci siamo guardate e abbiamo detto forse dobbiamo essere produttrici dei nostri lavori. Ecco perché è nato Lucido Sottile, dove noi siamo anche produttrici di quello che facciamo, perché così finalmente non dobbiamo stare ha delle dinamiche di potere legate anche alla sessualità quando vedono due belle ragazze e dobbiamo scendere a compromessi. E quindi Allora, senti Tiziana, Odette ci dice: concordo, ma chi sinora ha fatto le vostre osservazioni spesso è stato oggetto di critiche e attacchi da parte della stampa o delle colleghe coinvolte, certo. purtroppo. Perché allora ti dicono sei invidiosa, tu sei invidiosa perché io ho fatto quel film e tu no. Aspettate, cioè ci sono moltissime altre dinamiche di potere di cui dobbiamo parlare, ok? Ci sono personaggi che quando arrivano, cioè anche nostre colleghe, che quando arrivano improvvisamente soffrono di amnesia, ok? E si dimenticano che hanno fatto quella carriera per arrivare a quel tipo di posizione là. Siccome io e Michela spesso e volentieri abbiamo diciamo il brutto vizio di ricordare a qualcuno come sono andate realmente le cose, allora cominciamo ad essere molto scomode. Perché io e Michi siamo due persone scomode in questo. Sì, io credo che ci sia un fondo di verità, nel senso ti sei pentita di fare un pompino per avere la parte, ti sei pentita di essere andata a letto per avere la parte e ti sei fatta schifo. E quante di noi hanno fatto un sesso gratuito e si sono fatte schifo dopo? Tutte, veramente tutte. E mi chiedo anche quanti di noi hanno avuto proposte, quanti e quante, perché anche gli uomini sono coinvolti, hanno avuto proposte sessuali per ottenere un avanzo di carriera, per poter lavorare in un settore, eccetera. Quanti hanno detto di no e hanno rinunciato? Io vorrei sapere questo. In quanti di noi hanno rinunciato dicendo Scusa, di no? In quanti hanno detto mi no? vorrei rettificare quello che hai detto. Tu hai detto sesso gratuito, forse intendevi sesso occasionale. Sì, un sesso occasionale che talvolta è anche gratuito, nel senso, l'ho Metaforicamente. data via male. Mamma mia, ma chi l'ho data? Oh? Metaforicamente però, metaforicamente. Metaforicamente e anche realmente, nel senso, il sesso ha molte sfumature e anche nel nostro lavoro ha molte sfumature. Perché? Perché noi siamo attori, no? E noi lavoriamo con le emozioni. Noi siamo persone che hanno un grande bisogno d'amore, senza dubbio. Tutti nel mondo hanno un grande bisogno d'amore e io credo che molte volte nella vita, non solo noi attori, ma soprattutto una categoria che lavora e che fa un lavoro così difficile, così emotivamente pressante, ha bisogno d'amore e molto spesso ci capita di confondere il sesso con l'amore. Il confine è labile, ma il confine di una violenza sessuale per me non è labile. Sì, Il ma confine qui delle stiamo scelte per me parlando, non è labile. scusa, stiamo parlando di dinamiche di potere, non di sentimento. Cioè, Sì, e sto facendo una allora distinzione, Tizi. ma non divagare. Cioè, il discorso è: ti hanno mai chiesto, vuoi fare quel film? Non te lo dicono direttamente, te lo fanno capire. Cioè, una famosa agente femmina Ah, sì, a ci noi ce l'hanno sempre fatto capire chiaramente. Di no, no, dice. vai, vai, Una vai. famosa agente femmina, ok, ci disse: allora, volete andare a fare le comiche a Milano? Benissimo. Avete voglia di andare in quel posto? Bip, sì. L'importante è che siate carine e che siate carine e simpatiche con Tizio, Caio e Sempronio. Che cazzo vuol dire carine e simpatiche? Io vado lì a fare i laboratori perché sono brava.
e poi riesco a fare questo lavoro perché sono brava, perché io vengo dalla danza e nella danza non si può barare. Se non sei bravo non stai in prima fila, se sei bravo stai in prima fila, oppure sei solista. Io che vengo da una carriera di questo tipo dove non si può imbrogliare nella danza, mi aspetto che la stessa cosa avvenga nel teatro, nella musica. Invece no, non è così. Più avanti vai e più più avanti vai in base a quanto sei simpatica, quanto sei carina, quanto sei disponibile, quanto non rompi i coglioni, ok? Sei carina, disponibile, in un mondo di maschi che gestiscono la tua carriera. Tu vuoi diventare famosa? Allora fai quello che ti dico io. E in quel fai quello che ti dico io ci sono moltissime cose incluse, comprese. Ecco quello che io e Michela non abbiamo scelto di fare. Il Me Too di Tarana Burke nasce con questo approccio e dice, lei dice, io credo, io ho fatto questo movimento perché voglio credere che sia possibile un mondo dove non ci sono soprusi, dove non c'è più l'abuso, dove non c'è più la violenza, soprattutto per tutte le categorie che sono maggiormente svantaggiate, vittime di violenza, tra i quali lei mette anche i disabili, le trans. Ci sono delle categorie che rischiano molto più di altre, no? Quindi nasce con un intento buonissimo e viene confuso dalle pompinare dello spettacolo con accidenti. Io per fare un avanzo di carriera l'ho data. Ecco, no, io vorrei dire questo. Fare. Personaggi come Weinstein, come Polanski, cioè come Lars von Trier, cioè hanno sfruttato questo Me Too, questo hashtag, per includere delle cose loro che avevano i classici rospi che hanno dovuto ingoiare, che volevano vomitare. Attenzione, perché Polanski ha fatto delle cose veramente, dalle testimonianze che ci sono state in giudizio, ha fatto delle cose truci, e anche Weinstein. Il problema è dov'è il confine tra la violenza e l'accordo, l'accordo lavorativo. Io mi chiedo questo. Io denunciavo in quel famoso articolo sull'Unione Sarda il fatto che ci fosse un accordo fra queste due persone, ci fosse un accordo tra il produttore e l'attrice, che è durato certe volte per mesi e per anni, e dopo lamentarsi non vale più, perché allora dobbiamo considerare questa attrice una disabile. Cioè, non era in grado di intendere e di volere per 9 film. Cioè, per, metti, lunghi 10 anni in cui ha girato 9 film, non era in grado di... Stai parlando di Asia Argento? No, non sto parlando di Asia Argento. Non voglio fare nomi, Michela. Non voglio Sei molto nervosa, cara. Sei molto nervosa. Nervosa perché non voglio fare nomi. Sto dicendo, in generale, ci sono donne, attrici americane, italiane, che hanno denunciato produttori che li hanno violentate per un lungo periodo, che hanno dovuto subire, però poi avevano, cioè, facevano le interviste, i servizi fotografici, si mettevano le comparsate in televisione, nei talk show, si mettevano milioni in tasca, e non è che in quelle trasmissioni dicevano sì, però la mia carriera è stata un po' difficile perché in realtà tutte le ragazze subiscono queste cose. No, andavi lì con un sorriso splendido, con il tacco 12, a fare la strafiga, e poi improvvisamente tutte con vestite di nero a dire siamo state vittime anche noi, le donne non devono subire. Siete state voi le paladine del Me Too. Siete, cioè, voi. Io e Tiziana, credo che posso parlare anche per te, pensiamo che per spezzare un movimento di soprusi, è vero, serva un altro movimento come quello del Me Too, che ha delle origini validissime, ma serva serva non aderire. Io non aderisco a questa proposta. Io ho imparato una cosa, io ho incontrato un uomo straordinario che si chiama Vittore Bocchetta. L'ho conosciuto perché? Perché Vito l'ha avuto l'onore di intervistarlo e di curare uno dei suoi libri. Quindi, conoscendo Vittore Bocchetta, sopravvissuto ai campi di concentramento, scappato dai campi di concentramento
in Germania, lui mi ha insegnato una cosa e mi ha detto: nella vita è importante sapere una cosa sola, dove non si vuole stare. E io in quelle situazioni non ci sono mai voluta stare. Quindi quando mi dicono: ma le luci lì lì là, come avete fatto, come avete fatto, da sole abbiamo fatto, e ce l'abbiamo fatta da sole, ed è incredibile, perché è quello che abbiamo sempre voluto. Quindi noi ci riteniamo delle attrici, delle produttrici molto fortunate. Certo, non mainstream, ma mainstream significa in certe situazioni anche accettare dei soprusi. Noi non siamo mainstream, però non abbiamo accettato dei soprusi. È tutto quello che Nicola, abbiamo. Nicola Leschio fa una importante riflessione, dice: tutto ciò che nasce tra una posizione di potere e una subalterna non è giustificabile con accordi. Una è sempre up, l'altra è sempre down. Cosa ne pensi, Tiziana? Io penso, l'abbiamo detto prima, io penso che da una posizione di potere si possa essere in una posizione di aiuto nei confronti degli altri. Quando io ho avuto una posizione di potere che mi ha consentito di aiutare gli altri che erano in una posizione più bassa della mia, l'ho fatto, non ho chiesto niente in cambio. Quindi è vero, uno è up e uno è down, dipende da come ti metti tu, che sei up. Fermi, no, tutti. Nel ruolo con quello fermi che è down. Fermi tutti. Questa cosa, secondo me, può essere anche determinata dalla durata. Ok, Nicola? Questa cosa ha una durata in cui tu sei up e down. Non può durare, cioè non ci può essere un rapporto di schiavitù, chiamiamola così, che dura moltissimo tempo, a meno che non ci siano delle sofferenze psichiatriche dietro, delle patologie. Io ti sto parlando di personaggi che hanno forse doppie personalità, triple personalità, perché un attore che è molto, è un'attrice anche, parliamo di donne, che sono molto in confidenza con i loro sentimenti, a contatto con le loro vibrazioni, parliamoci chiaro, per interpretare altre persone diverse da noi bisogna avere mille cervelli, una sensibilità particolarissima, ok? Altrimenti non riesci ad entrare nel ruolo nella parte di quel personaggio. Quindi gli attori hanno questa capacità di empatia anche con il personaggio, che è gigantesca. Perciò sono delle persone capaci, sensibili, e che hanno anche in certe occasioni, quando vediamo dei talenti straordinari, quel quid in più. Quindi non puoi credere che una persona di un'intelligenza di quel livello possa non accorgersi di un'azione di potere reiterata. Penso piuttosto che per comodità e per opportunità ingoi moltissimi rospi, così come è capitato a queste signore, alla maggior parte, che poi ci guarderanno, che ci guardano con sospetto, perché attenzione, nessuno ha voglia di ricordarsi, o nessuno ha voglia che qualcuno le ricordi certi percorsi, ok? Si chiama diritto all'oblio e ci sta, però io sto sodalizzo col tuo diritto all'oblio, ma tu non mi provocare, perché se tu dici a me che io sono una figata, allora io ti leggo la vita e ti ricordo che la maggior parte della tua carriera l'hai trascorsa in ginocchio, in ginocchio davanti a un uomo, e non ti dico a fare cosa. Ok, io credo molto che certe dinamiche si possano spezzare, va bene insomma le vittime, chiamiamole come vogliamo, abbiano avuto un ripensamento tardivo, e questo è molto bello,
no? Che tu da un momento della tua vita dici io non voglio più scendere a compromessi per fare carriera, anche se l'hai già fatta e ormai è fatta, è andata, ce l'hai, la tua carriera è confermata, però è bello lo stesso, penso che sia bello lo stesso che, non ti incazzare Tiziana, penso che sia bello lo stesso che una a un certo punto della sua vita dice basta, non voglio più compromessi, sì ho fatto carriera perché l'ho data via come il pane, però penso, fammi finire di parlare ogni tanto Tizi, cuore, dai, penso che ogni tanto sarebbe bello decidere di mettersi in gioco di più e dire io non faccio carriera in questo modo. Io non faccio carriera in questo modo. Ma... e sono sicura che questo è possibile e che noi non siamo sole. Io sono sicura che noi non siamo sole e che al mondo ci sono un sacco di attrici, di donne, di imprenditrici dello spettacolo che hanno detto, come le amiche della LPTW, della Lega delle Professioniste del Teatro, la Lega Internazionale di New York, che hanno deciso e che hanno detto fin da subito noi non facciamo carriera in questo modo, a noi non interessa fare in carriera in questo modo e chi è in una posizione di potere tra noi aiuti gli altri senza un secondo fine. Brava, era qui che ti volevo, aiutare gli altri senza un secondo fine, è quello che facciamo noi nel nostro piccolo quando arrivano dei giovani talenti, chiamiamolo così, senza un secondo fine, senza voler gestire la loro vita, le loro carriere, cioè è questo il ruolo anche che abbiamo. Io sarà lì che adesso sembrerà che mi voglio lodare e imbrodare da sola, però è anche giusto di essere le cose nella vita. Comunque la caratteristica più difficile di questa, diciamo, una delle particolarità di questo mondo sono poi le donne che raggiungono quel potere e diventano ancora più aguzzine nei confronti di altre donne. Io ho visto gente che dice di essere paladina del femminicidio, cioè contro il femminicidio, per la discriminazione delle donne, e poi dirà: ah, se c'è Tiziana Troia, io non vengo, ok? Oppure non voglio dormire nello stesso albergo dove dorme Tiziana Troia. E questa persona è una persona, diciamo, del mondo dello spettacolo, poliedrica, diciamo così, del mondo dello spettacolo, che ha molto potere perché ha una visibilità incredibile, una credibilità anche come persona, come intellettuale, ed è una che non vuole mai una donna che non vuole mai che la sua integrità sia lesa, ok? Si è messa in discussione. Capito? Questo... Ti chiede Cinzia Brau, e perché? Perché cosa? Non lo so, non abbiamo capito Cinzia. Invece il nostro psicologo Tiziano ci dice, come dice Tiziana, gli accordi a volte sono impliciti e non espliciti. Bisogna capire la differenza tra sindrome di convenienza o quella di Stoccolma. Più che accordo potrebbe essere una sorta di dipendenza dal successo? Esattamente, bravo Tiziano Cerulli, che tra l'altro è una persona straordinaria, mi vanto di averlo come fan delle lucide, perdonatemi, abbiamo anche Tiziano, che veramente grazie per questa domanda, sì, è proprio vero, è questo. È quello di cui Nicola ci dice, in altri termini, è importante promuovere la differenziazione e l'autonomia degli individui artisti. Sì, esattamente, degli individui come artisti. Esatto. Invece Cinzia ci dice, perché non vuole fare quelle cose se ci sei tu? Aspetta, quella persona lì, Cinzia, basta, siamo entrati in un tunnel gravissimo. Vogliono sapere chi è e vogliono sapere perché non vuole fare quello, andare nello stesso albergo, eccetera, se ci sei tu. Perché non vuole essere contestata, perché nessuno vuole che le ricordi che ha messo in atto delle strategie di manipolazione di potere, cioè
ha messo in atto delle cose dove io e il mio fidanzato siamo finiti nella lista nera di questa persona, che è una persona molto potente, perché mettevamo in discussione le cose che diceva. È sempre colpa tua e del tuo fidanzato, io non c'entro mai niente, è per colpa tua e del tuo fidanzato mi mettete sempre nelle liste nere dove io non ci dovevo essere, ci vado proprio di conseguenza. Poverina Michela, proprio una senza peccato, una lì limpida, che non fa male a nessuno, che quando apre bocca non dice mai delle verità per lei assolute. Ma cosa dici? Cosa dici? Vabbè, ho una chiamata, rispondo. Chi è? Non lo so, un numero, io rispondo. Aspetta, metto in viva voce. Pronto? Pronto, buongiorno la signora Michela? Sì. Mi salve, scusi se la disturbo, visto che hai inserito una richiesta sul nostro sito, la chiamo dalla Wind 3 Business, salve. Cara, sto facendo una diretta, la posso richiamare? Mi può richiamare tra mezz'oretta? Perdon, sì, tra l'altro ti conosco. Gentilissima, ti saluta anche Tiziana, che è in diretta con me. Aspetta che ti deve fare, Tiziana ti deve fare una domanda, sei in diretta anche tu, a questo punto l'avrai capito. Tizi, dimmi, dice come ti chiami? Tiziana. Allora, ciao. Chiama Tiziana. Come te. Tiziana, saluta Tiziana. Tiziana non ti può sentire perché se ce l'ho in cuffia. Vabbè, Tiziana cara, ci sentiamo tra mezz'oretta. Grazie. Buon lavoro, ragazzi, buona giornata. Ciao. 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 Tra l'altro vi conosco. Tra l'altro vi conosco e avete con la Wind un debito di... No, meno male che non ce l'abbiamo. E vedi, sei famosa anche perché per le cose che dici e che fai, la notorietà arriva, Miki. Certo, mi rendo conto che può essere limitante, è limitata, però io preferisco questa notorietà limitata e limitante rispetto all'altra mainstream molto figa dove io non posso decidere niente della mia vita. Sono d'accordo con te. Cinzia, la vedi questa? Me l'hanno regalata Angelo e Valentina dei Battisfera. Te l'ho fatto vedere che c'è anche il piattino per la torta, ma guarda che meraviglia. E in questo momento con i Bats ci stiamo facendo molte coccole perché dovevamo essere tutti a New York, invece siamo a Cagliari. Tiziana, abbiamo capito che hai le balle girate per questa storia di New York. Quante volte lo vuoi ripetere durante questa diretta? Saluto anche Andrea Ramosi, straordinario interprete. Straordinario, che speriamo di vederlo, insomma, appena ci sarà un festival dal vivo. L'abbiamo conosciuto a New York, Andrea Ramosi, lui faceva uno spettacolo. La compagnia del calzino, cercatela. Non fraintendete, la compagnia del calzino, con la L di limone. È molto bella questa tazza, è straordinaria. Non lo so, vogliamo dire altro oltre a questa dichiarazione di Minot, Tiziana? Sì, vogliamo parlare del nostro festival, Tiziana. Attenzione, il Lucidos Family Festival. Sì, io, guarda. Cosa vuoi dirci di questo festival, dell'edizione 2020 del tuo festival, Tiziana? Che siamo gli uniche coglione che lo stanno facendo spendendo soldi, vogliamo dirlo? Che anziché tenerci i soldi come fanno molti altri senza fare un cazzo, Tiziana, adesso non era Tiziana tesoro, tanto non sappiamo ancora niente, non era il momento domanda, di dire questa. Hai fatto una domanda, mi fai rispondere? Grazie, siamo le uniche che stanno spendendo dei soldi per fare un festival in digitale, ma dei soldi seri, ok, cioè della serie. Potrei comprarmi una macchina volendo. Dai, invece... Tiziana, ti prego. Allora, parliamo non del festival. Volgare, Tiziana, non essere volgare. Non essere volgare, tu e la macchina. La nostra Twingo, la nostra Twingo del 1999 va benissimo. Quindi, visto che io non mi sto comprando la macchina nuova, siete pregati di guardare il festival. Ok. E sarà il 4, il 5, 6, 7 giugno sulla pagina delle Lucide, sulla pagina del Family Festival e anche sul nostro canale di YouTube. E parleremo di tante cose fighissime come questa del Minot, che adesso, scusate, le Lucide Minot deve girare. E infatti bisogna scrivere hashtag le Lucide Minot. Direttamente, cioè prima le Lucide poi Minot. Hashtag le Lucide Minot.
Così, Tizi? Dimmi un po', questo? Adesso quando tossisco faccio COVID, COVID! Che COVID, stupida! COVID. Sì, le luci del Minot. Allora, non mancate, perché il festival anche in digitale sarà bellissimo. Io sono molto contenta di farlo, contrariamente a quello che dicono i nostri colleghi. Crediamo fermamente nello spettacolo dal vivo, crediamo che lo spettacolo dal vivo sia nutriente, importante, energizzante, empatico, ha un sacco di cose belle, ma non escludiamo le cose belle, culturali che avvengono in digitale. Sì, sto zitta, Tizia, sto zitta, parla, dai. Ciao, sai che cos'ho? Mi viene, cosa mi viene da qui sotto? Adesso lo voglio dire a tutti. Io sento l'aria delle tue palle che arriva direttamente da lì fino a qui e mi sventola qui sotto. Non sono le palle, sono le ovaie. Cioè sono le ovaie, ecco cos'era, comunque, ecco cos'era. Sì, è vero, sono arrabbiata. Sì, dire... Rossella Cuneo, ci sono le dirette su Facebook del festival, scusa, ci dai. Sono... interviste, dibattiti con ospiti fighissimi che adesso ancora non vi sveleremo, ma a breve lo faremo, e ci saranno, attenzione, i filmati degli spettacoli, che non vuol dire fare il teatro in digitale, vuol dire che trasmetteremo degli straordinari filmati degli spettacoli che sarebbero dovuti essere in scena a Cagliari. Quindi che cosa succede? Siccome non possiamo metterli in scena come avremmo dovuto, manderemo i filmati. Questo, amici e colleghi del teatro, non significa fare teatro in digitale. Fare teatro in digitale significa creare uno spettacolo per il digitale. Noi mandiamo i video dei bellissimi spettacoli che avremmo dovuto portare in palcoscenico. Pensando di fare cosa gradita a un pubblico, comunque in quel momento non potrà andare a teatro dal vivo. Giammai, se il pubblico potesse alzare il suo culone molle e andare in teatro, noi trasmetteremmo uno spettacolo in digitale. Giammai. Esatto, quindi questo è un compromesso per venire incontro a tutti, agli artisti che sono stati impiegati al Family Festival, che non possono venire in Sardegna, dall'America, dall'Egitto, dalla nostra penisola, continente, chiamiamola, che sono molto tristi, ma che per non mancare l'appuntamento hanno scelto e hanno deciso di inviarci il loro filmato. E questa sarà un'ottima, è un compromesso in questo periodo in cui nessuno di noi può andare e fare spettacoli dal vivo. Questo non vuol dire che tutta la vita faremo spettacoli, cioè faremo un festival in digitale. Esattamente. Bene, ho letto un bellissimo messaggio di un'amica, però non ho fatto in tempo a vedere il suo nome. Me lo puoi Odette, dire? Odette. Ah sì, brava Odette, giusto, è proprio quello che pensiamo noi. Quindi partecipate numerosi, siate presenti, tanto più volte lo ricorderemo. Io non ho altro da dire oggi, Tiziana. Questa ventilazione delle tue ovaie mi sta snervando, la tua tosse mi sta snervando, no, e tu sei nervosissima. Sei intrattabile da stamattina. Io te l'avevo detto, vieni a Molentargius, camminiamo a un metro di distanza con la mascherina, siamo congiunte, tu non sei voluta venire, hai visto cosa è successo? Sei nervosa adesso. No, a me questa allergia mi sta prendendo alle palle. Ok, perché questa tosse, gli starnuti cominciano adesso già dalle 4:30 del pomeriggio. Del pomeriggio mi viene l'allergia, ok, perché questo è un periodo di pollini e quindi la gente scambia la mia tosse e i miei starnuti di allergia come influenza. E questa è allora, la cosa più divertente che sta succedendo in questo periodo. Ilini dice, quindi le foto le facciamo al monitor, ma veramente no, se vuoi venire nei termini, se ci sarà possibilità, se ci sarà uno studio abbastanza spazioso, io e Tiziana saremo live in uno studio, effettivamente. Quindi, oddio, delle foto live si potrebbero anche fare, purtroppo solo a me e Tiziana, quindi non ci sarà il parterre di soggetti dal vivo che avremmo normalmente. Io mi sto annoiando, c'ho due palle così che le ovaie si sono trasformati in testicoli. Ciao!
Ha chiuso, maledetta. Ciao a tutti. Non ci posso.